Grazie Pamela e grazie Luca. Questa volta ho deciso di metterla io la voce. Proprio io, che ho sempre odiato parlare in pubblico. Proprio io, che ho sempre preferito far parlare altri al microfono. E ho deciso di iniziare dalla fine, ovvero ringraziandovi. E non vogliono essere ringraziamenti comuni, no. Perché tutto quello che è stato il mondo della baita non è stato comune. Sono stati anni forti, intensi e pieni, che solo chi li ha vissuti da dentro può capire. Io, da canto mio, ci sono entrato forse nella maniera più improbabile, clandestina, prima delle serate di latino poi sdoganate con risultati tragici proprio lì da voi, fino ad arrivare al matrimonio di Sara e Michele in quella caldissima giornata infinita di fine agosto, che ha rappresentato per me l'inizio della mia esperienza baitina. Mi sono sentito immediatamente uno di voi, ancor prima di imparare i vostri nomi, quello di Claudio, di Massi e di tutti quelli che ho avuto l'onore e il privilegio di incontrare. Sì, perché entrare in baita per me, e penso di poter dire per tutti noi amici, non significava semplicemente entrare in un locale qualunque, no. Entrare da voi faceva dimenticare tutto il negativo che la quotidianità ci obbliga a sopportare, e tutto rimaneva fuori. Io, durante tutta la mia lunga esperienza musicale, ho avuto la fortuna di suonare in molti posti, alcuni molto belli, altri meno, e sicuramente altri ne verranno, di belli e di meno belli, ma di una cosa sono certo. Per me esisterà un prima e un dopo la baita, perché tutto quello che io, da quando ho iniziato nel lontano 1994, ho sempre cercato, era esattamente centrato con il vostro locale, al punto tale da rendere voi il metro di paragone rispetto a tutte le altre serate che ho sempre fatto lontano dalla baita. E il risultato è sempre stato impietoso. Baita stravince 10-0. Ora mi fermo qui. Ornella Vanoni cantava in una sua celeberrima canzone: la musica è finita, gli amici se ne vanno. Ma non è e non sarà così. La musica sì, si spegnerà, è vero, ma gli amici resteranno come e più di prima, sempre uniti e sempre spensierati, sempre accomunati dalla voglia di essere vicini. E il ricordo di tutto quello che siete stato e che avete rappresentato per noi rimarrà sempre ben saldo nei nostri cuori. E potremo sempre urlare "io c'ero", perché in fondo, come diceva Luca, la mia baita è differente. Persona schietta come te, che non fa prediche e non ti giudica, fra lui e te divisa in due la stessa anima, però lui sa, l'amico sa, il gusto amaro della verità, ma sa nasconderla e per difenderti un vero amico anche bugiardo è.
pazzia di te. Per ogni tua pazzia ne fa una malattia, tanto che a volte ti vien voglia di mandarlo via. Però lui no, l'amico no, per niente al mondo io lo perderò. Litigheremo, sì, e lo saluto.